Bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi per voi un video estremamente succulento, ma prima di iniziare con il gameplay vi volevo parlare di questo gioco fighissimo di nome Luck Catchers 2. È un MMO ambientato in un mondo estremamente gigante dove è possibile fare davvero tantissime cose. Potrete esplorare, commerciare, combattere, costruire villaggi per poi fare diventare dei grandissimi castelli e diventare sempre più potenti. È possibile fare battaglie con le gang dei pirati, combattere dei dragoni giganti tutti infuocati, utilizzare delle navi, degli aircraft e in più andare alla ricerca di risorse estremamente rare. Tutto questo ci permetterà di creare la nostra produzione e diventare dei veri e propri commercianti con la propria carovana e commerciare in tutto il mondo. All'interno del gioco troviamo tantissimi eventi settimanali, sia PvP che PvE, e ci sono inoltre tantissimi avatar e accessori che ci permettono di rendere il nostro personaggio assolutamente unico. Il gioco, ragazzi, lo trovate disponibile su Steam e vi invito a provarlo e giocarlo perché vi assicuro che è ricco di contenuti e pieno di sorprese. In conclusione ragazzi, ci tenevo a ringraziare Luck Catchers 2 per questa fantastica opportunità e vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricare e provare il gioco. E adesso ragazzi possiamo proseguire con il video. Aiuto! Hai le macro, palese, hai le macro, Gianca. Hai le macro, sgamato, non è possibile, basta. Sgamed. Guarda, mi stiamo un attimo... Dai, bro, ma dove vai? Cosa ragazzi, mi dispiace prendere il tattico mitico perché col pompa singolo me la sentivo molto calda questa partita, però diciamo che lasciare il mitico sarebbe un po' da stupidi, posso dirlo. Scelta sensata, sono d'accordo. Ciao dragone, buonasera. Ragazzi, che start frenetico, eh. Uno start bello, eh. 50? 200? Cento? Thank you.
ancora tutto bene? Ti vedo un po' confuso, non capisco. Vai a destra, vai a sinistra. Sei un po' spaventato, cioè non capisco perché tutta questa agitazione nei miei confronti. Ma in realtà Arachno, entrambi i pompa sono forti, sia il singolo che il tattico, cioè... Sono entrambi fucking strong. Il tattico genere box, spammi come un bastardo e minchia, cioè fai veramente danni allucinanti. Move your body, move your body! Ma guarda, se mi prendi... se mi fa... ah, va bene. Ok, allora, mi hai fatto un attimo un po' arrabbiare. What do we want? La gente assolda veramente i bot in ranked, ragazzi. Non c'è. No, se il bot è mito e bestemmio, ve lo giuro. Io non posso però rischiare di morire perché devo ammazzare un bot del cazzo, dai. Devo fare la strat, ragazzi. Devo già andare nel box, come va, va. Lo facciamo, raga. Funzionato! Stupido, stupido! Unexpected, lo so. Quando uno si infila così senza che nemmeno ti dà il preavviso, purtroppo ci rimane abbastanza male. È giusto così, GG. Ok. Chill, Brodemo! Frate, no, hai perso il vantaggio che avevi, te lo giuro. Spero di recuperare e di romperti il culo per farti pagare quello che hai appena fatto. Porco zio, porco. Ragazzi, ora il problema è che io non ho materiali, quindi devo aspettare una valida possibilità di qualcuno da genare e basta, non è che c'ho molto da dire. Peace. Full peace. Un fenomeno, ragazzi, sono un fenomeno. Porco puttana, ragazzi. Ho sudato freddissimo. Oh my god. Mamma mia, frate, come cazzo hai perso? Avevi l'high ground, avevi tutti i materiali, avevi pure mia madre, avevi. Oh, 14 kill in solo, va bene, oh, onesto, cioè, va bene. Più che altro lo start è stato molto bello, lo start è stato veramente figo.